poi in casa come eravamo rimasti, che non mi ricordo. Che c'era da fare? E qua c'erano... C'era la stanza... Qua c'era Madison. Lo so. E... Che è peggio. Che è credo molto, che sia decisamente peggio. Molto peggio, perché l'homuncus lo sai che ci devasta. C'era, però adesso mi devi dare un attimo di tempo per riprendermi da Hansel e Gretel, perché... cazzo di tempo, tu non mi dai proprio tempo di ragionare. John ci sono. This is the fourth time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. I was able to finally get the information you asked for, and the truth is John, the truth is I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual, of which very little is known. Seven sacrifices, seven mutilations. Seven. I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Call me as soon as you get this message. Is that what she's after? Porco zio. Richiamami appena lo senti, richiamami appena lo senti. John è il nostro padre, poi, tra l'altro. Qual è l'oggetto che più... Sì, però parlava del padre, no? Io già me l'avevo pensato la macchina fotografica. A capocchia. Qua c'è... Segui Bacarospi! Com'era quel film? Segui sempre? Alla tavola, no? Porco non l'avevi vista? Mai vista. Questa è da lavoro e sarà per il... I think there's something else under that plank. Ho le mie paure. Sì, ho le mie paure. Dopo averla presa. Ho le mie paure. Siamo pronti a cagarci addosso nuovamente? Che stavi dobbiamo dicendo? Andare nel basement. Non mi ricordo. Ah, sì, segui sempre... La X è il punto dove scavare. Il basement. Il basement non è... Le assi. Le assi. Oddio. Fermi. Madison! Madison! Non mi rompere il cazzo, Madison! Madison! Non mi cagare il cazzo, Madison! Che palle, Madison. Mamma mia. Mamma mia, raga, che gioco. Cioè, la partenza più alta della storia degli youtuber è questa. Che è finita? No, sto cercando di capire... Appena aperto mi pare eccessivo. Da basement. Porco cielo. What the hell is this place? No, no. Porca puttana. What the hell? Lo dai da offuscamento, ragazzi! Offuschiamoci tutti! Offuscati! È un cavo! No, no, no! Corri, prendi il cavo e vattene, oh! Corri!
Luca, ma, oh. Lo so, ho capito. Ma ha chiamato. È perché lei deve entrare nel mondo tramite noi. Ah, non è un cavo? Oddio. The Iron Bar is in the basement. Non voglio guardare. No, voglio camminare così. Voglio camminare così tutto il gioco. Voglio camminare così. Non guarderò mai. Trovo una cavolo di porta. Ma dov'è? The basement. Lo so. Stavo pensando pure io al basement. Oddio, mamma mio! Ma riesce a avere offuscamento attivo. No. Oddio mio, oddio. Spegni sta lampadina, prendi qualcosa. Non si può prendere? Ah, l'hai spinto. Ah, vabbè, mo stiamo nel safe. Oh. Questo dovrebbe essere un safe room. Cioè, dai, c'è la nostra... Luca. No! No, no! Ma che sei matto? No, ti chiama proprio da dietro l'angolo. Acqua del Nilo. Non è possibile. Devo bere. Devo mettere in pausa prima, perché non posso sentire Luca mentre... Rifocillati di Gange, perché veramente... Madonna! Mamma mia, sta Madonna. Qua! Tranquilla. Non l'ho visto. Non l'ho visto. Eccolo. Mamma mia, che vita! Beppe, vaffanculo! Non è vero. Devi usare il piede di porco? Devi colpire? Porca troia. Non lo voglio mai vedere. Così non si può stare però. Non lo voglio. Così non si può stare. Oddio, de Madonna. Segui, dobbiamo seguirla. No. Mamma mia. Dici che è così, eh? Ma che cazzo ne so. Oh Cristo Dio. Mamma mia, nonostante c'era la modalità offuscamento, ragazzi, nonostante stavo con l'offuscamento, ma la Madonna doveva aiutarci o no? Ma la Madonna, guarda, non si può dire. Non ho più le energie per continuare. No, finisci dopo questa questo, basta. Rompi questo asse, perché questo assi. Ma basta, oh. Non gliela faccio più. Mi sta devastando. Ma che? Così? Il punto in bianco, sei comparso qua. Completa la sezione di scaffali in meno di 5 minuti. Ce l'abbiamo fatto. Ma che ho preso? Ah, sì. She doesn't show in the photos. Somehow the photos of her. They burn. Sì, cosa mi dispiace, hai capito adesso. Luca, Dio cancaro. Basta, no, basta, non penso. Basta. Troppe volte è pazza. Devo alzare le assi. Dove le alzo? Le alzo prima di qua. Ce ne sia nelle soffitte? Le alzo prima. No, forse questa non funziona però. O sì, no. Camera della nonna. Porco Giuda, oh. Cioè, per la soffitta anche, eh.
Qua ci sono le foto. She mentioned in her diary. L'anello che parlava, che stava nel lavandino. Elizabeth e Albert Max. Esatto. Questa è nonna e nonno, ti rendi conto? No. Porca dici che è, oh. Lo sapevo. Bruciano gli occhi. Perché? Sta cercando di impor... Esci da questo cazzo di casa, porca la puttana duri da zoccola, vai via! Ma come si sta cercando di impossessare? Apri quaderno. Subito. Cazzo sta! È il nostro quaderno. Non capisco. Una è una soffitta e l'altra è... Occhio. Come un occhio? Ah no! Oddio, è bellissimo, raga! È la sedia, ma è un occhio! Ma quale sedia? Oh, è una sedia, cazzo! È una sedia vista dall'alto, però sembra la pupilla di un occhio. Mamma mia, l'ho vista adesso. È perfetto. Porca puttana, che bello! Non riesco più a vedere. Cioè, tipo quei test, cosa vedi prima, la sedia o l'occhio? Se vedi la sedia sei un ritardato, esatto. Se vedi un occhio sei impossessato, tipo cose così, capito? Io ho visto l'occhio, quindi... E io ti dico che adesso non riesco più a vedere quello che vedevo prima. Esatto. La sedia. Perché? Allora... E mo devi andare nella stanza della nonna. Dell'impiccagione. Aspetta. Ah, puoi salire in soffitta. La sedia è sotto. Ma la soffitta dobbiamo andarci. Guarda, la soffitta sono convinto che c'è un'altra chiave di uscita di casa. Bravo. Beh. No! No! Non posso salirci. Non posso salirci. Non puoi salirci. Che cazzata è? Che cazzata è? Mi costringi ad andare avanti nel game in questo modo, balordo. Volevi buggarlo, di la verità. Basta. Non voglio più vedervi. Padre non Thomas. Voglio più vedere nessuno. Voglio risolvere tutto. Chiamaci padre Thomas. Oh, Dio, no. Che? No, non l'ho visto. Come non l'hai visto? No, non l'ho visto. Che cosa? Ma dal buco? Madonna, non l'ho no, visto mai. Non l'ho visto. E non mi affaccerò mai. Ma perché? C'è la statua. Porco ciuda. Ce ne stanno qua. Where did this come from? Col libro di Enoch. Il libro di mamma mia, che ansia, raga. Le offerte. Prenditene uno, va. Oddio, il Necronomicon, porco Giuda. Body exchange ritual. A body exchange ritual? Body exchange ritual? I need to put an end to this. Un oggetto sentimentale, rituale di l'anello, scambio. L'anello. L'anello lo metto subito, 7 sacrifici. Le foto dei sacrifici. Il teschio, ceneri umane. Il vaso di Pandora. Non l'ho trovato mai. Mamma mia. Bella la chiave, scappare andare via. Lo sai che adesso io non mi posso girare, ma questo lo posso prendere, no? Però le foto, puoi mettere le foto? Quali foto? Le parti del corpo sono sicuramente le foto. Le foto del corpo. C'hai ragione. Bravo. Mamma mia. Ci manca una. Ci mancano le ceneri di... Dio mio, sta sangrando. Oh, no, non lo voglio mai vedere questo. Sangre. Sangre del diavolo. Esatto. È il sangue del diavolo. No, 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 devo bere. Sto finendo l'acqua. Mamma mia. Sto pensando al vaso delle ceneri, dove diavolo sia. Stavo facendo questo. Stavo chiudendo il bicchiere. Non è possibile. Sono sbalvolato.
Le ceneri di nonna stanno sotto le tavole. Bravo. Stanno sicuramente in soffitta sotto le tavole, sotto al candelabro. Ma adesso sarà un casino riuscirci ad arrivare. Eh sì, per forza. E soprattutto questa cazzo bonus. Di combinazione, quale sarà? Bonus, quello è un bonus. Io non voglio girarmi, raga. Non voglio girarmi. Ah! Ma sanguinano tutte sacco di scelta. Oh. Mettiamo la chiave, adesso apparirai. No, però tu non puoi non guardare, cioè non sei un pezzo di merda che mi lasci nel... Non puoi non apparire nella porta d'ingresso. Dobbiamo uscire da qui. Siamo usciti. Siamo usciti. Non è possibile. Porco demonio. This is from Grandma's diary. Le memorie di Elisa Might. Trova la pagina perduta. 15 giugno 1972. Odio quando Albert passa la notte a lavorare. Quando fa buio, è come se il mondo si capovolgesse. Ci sono scricchioli in tutta la casa. La casa. So che la mia vista sta peggiorando, ma ieri mi sono persa in casa mia. E non è a causa della mia vista, le stanze si spostano, non riuscivo nemmeno a trovare la mia camera da letto. Porca puttana, come le stanze si spostano? Ma che è, Harry Potter con le scale? Non siamo al sicuro. La nonna già la vedeva. Non più. Non con... cioè, ho i brividi, cazzo. Non con questa cosa che vive tra di noi. Perché lei era cieca. E non la vedeva. Albert si è arrabbiato con me perché ho acceso candele in tutta la casa, ma per qualche ragione penso che la luce ci protegga. Esatto. La porta si è richiusa. Tutti chiodi. No. Le cesuglie per capito per cesso. There must be something useful here. Certo, the useful. This is useful. Very useful. Devi attivare in qualche modo per la luce. Mamma mia. Non la prenderei, che parte sicuro un filmato prima. Warning. L'altro invece? No. Bravo. No. Arca. Tutto possiamo permetterci di tenere tutto spento. No, tutto down. Che serviva questo per tagliare cosa? Un pezzo di cosa? No, beh, non è possibile. Ma lo lasciai acceso. C'è uno stop di emergenza. Beh, che ce faccio? Non lo ci tocca tagliare con quello. Quest'altro quadro invece? L'ho attivato. Sei sicuro? Certo, anche quello. Adesso no, siamo morti. Adesso tu lo sai che c'è una foto. 20. No, l'abbiamo saltati. È da seconda run, ragazzi. Mamma mia. No, però. Non la usa. Bravo. Bravissimo.
Le ceneri? No, beh, possono stare in cucina. Ma è collezionabile. Vabbè. Anche là, eh? Ma questa l'avevo fatta, però. Sei sicuro? No. Cazzo. Wow. Che è? Secondo punto della... È un mattone, è un cemento. Siamo entrati. How many times do I have to tell you there's nobody in this house? Al? I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit! I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just... It's a disease, Elizabeth. You're sick, for the Lord's sake. Not sick! You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Non so. Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing enough, this for me! Enough, Elizabeth! Stop acting like a 10-year-old and go to bed! Albert, everything started the day we brought that fucking book to this house! It's a disease, Elizabeth. If you don't believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here. Ci voleva salvare. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m. Just go back to bed before we wake up Johnny. Come on. Io voglio che Johnny è il nostro padre. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock. Giuda. Voglio guardare. Non voglio guardare mai. Oh madonna, buttati nella tazza del cesso. E io non lo so se ce la farò a continuare così. Penso che salverei. L'altra porta. Fucking clock. Fermiamo perché non ce la faccio più. Bloccherei per recuperare la stagna. Fateci sapere che cosa avete fatto. Faccio se più. Ci sono delle scelte, delle cose alternative da fare. Basta. Ci vediamo al prossimo episodio. Sì, sì, basta. Commenteremo tutto, penso, a fine gioco, perché non, ogni episodio è uno peggio dell'altro. È devastante. Gioco incredibile. Sì, veramente non, pazzesco. Non capisco se sia meglio di Visage oppure no, ma insomma, alla fine... È tanta roba. Lo considererei come un seguito spirituale. Siamo su quella riga lì. Quella... In War questa è una roba assolutamente illegale. Chiunque abbia finito questo gioco in War non ha sentimenti, non ha una coscienza e soprattutto non ha un'anima. Alla prossima.